Ciao ragazzi e bentornati su Hard Rock Crypto. Oggi, insieme ai nostri amici di Star Atlas Italia, andiamo a vedere le ultime novità arrivate su Star Atlas ed in particolare ci soffermeremo sull'uscita di Sage Labs, il nuovo browser game uscito sulla piattaforma. Innanzitutto, però, volevo ringraziarvi, ragazzi, per essere tornati a trovarci. È sempre bello avervi qui. Come state? Come è andato questo periodo? Ciao a tutti, è andato bene, è Ciao. stato un periodo abbastanza turbolento. Sono Quickbit, che sono il community manager di Star Atlas Italia, la community italiana di Star Atlas. E beh, è stato un periodo interessante perché finalmente si gioca, è uscito il gioco. C'è anche Thorinder qua con me, anche lui è un membro tra gli istitutori della nostra gilda italiana. Ci aiuterà perché ci sono un sacco di argomenti nuovi e beh, è bella corposa la situazione. Ciao a tutti, sono Thorinder, uno degli ufficiali di Star Atlas Italia e gestore attualmente di Sage Labs come coordinatore. Ci sono infatti parecchie novità e quindi direi di non perdere altro tempo e di passare subito al concreto. E allora inizierei dal punto della situazione, da dove eravamo rimasti, cioè alle turbolenze di mercato, al bear market, alle ristrutturazioni del team di sviluppo. E dove siamo arrivati adesso? Dateci un po' di news. Beh, hanno preso la rincorsa perché direttamente ci catapultiamo poi al Solana Breaking Point di Amsterdam, dove il team si è ritrovato presentando le alfa del nuovo showroom che uscirà a breve con le implementazioni in Unreal Engine sia delle gare che del dogfight. Anche quello è il preludio al PvP, che comincia a essere in vista anche nel browser game che è uscito nella sua prima versione, si chiama Sage Labs e finalmente si gioca perché, come dicevo prima, ci si può cominciare a usare le navi, esplorare Galia, minare risorse e usare il mercato per poi scambiarle. Quindi di fatto si è innescata un'economia vera di gioco. E invece per quanto riguarda lo sviluppo di Unreal, cosa ci avete da dirci? Ma più che altro raccontiamo le reazioni che ci sono state al Breaking Point di Amsterdam, perché le alfa che hanno proiettato sono state molto incoraggianti, si è visto veramente, a mio parere, che cos'è un AAA. E il dogfight sarà strepitoso, quindi aspettiamo tutti di cominciare a combattere lì. E ci sono state sicuramente anche delle forti novità sulle skin che accompagneranno Companion, che sarà invece la parte che riguarda la gestione degli equipaggi, che saranno anche quelli di prossima uscita. E si parla di un'interazione direttamente con gli smartphone, per cui probabilmente potremmo allenare e addestrare l'equipaggio con Google Fit o cose del genere. Quindi queste sono le anticipazioni che insomma hanno decisamente entusiasmato sia la platea che noi che guardavamo. Beh, ottime notizie, direi, fantastiche, perché comunque, come si dice spesso, come lo diciamo sempre, è il momento questo per costruire, perché poi quando tornerà l'interesse su tutto il settore cripto e sul gaming e arriverà gente l'anno prossimo, dopo l'halving e così via, sarà importante avere un prodotto migliore, più costruito, più sviluppato ed è quello che stanno facendo gli sviluppatori di Star Atlas, quindi ottime notizie. E ora invece passerei allora direttamente a Sage Labs, alle novità, che cos'è, spiegateci di cosa si tratta. Come funziona un po' tutto, diciamo, di questo browser game appena uscito da neanche 2 mesi. Amore, non posso essere più d'accordo con te perché sicuramente è la parte più interessante, però io chiederei aiuto a Thorinder perché è un'autorità in materia e abbiamo studiato profondamente il gioco perché comunque ci appassionava sin dall'uscita delle prime alfa e dei leaks che ci aveva fatto ipotizzare la forma della mappa, le distanze tra le stelle, quindi è stato un viaggio fantastico e lascerei la parola a lui per descrivere questa cavalcata che ci ha portato a Labs. Sì, effettivamente è stata una bella avventura anche prima che uscisse il modulo di Sage Labs, perché c'erano delle piccole bricioline, delle informazioni in giro che bisognava raccogliere e siamo riusciti a sfruttarle alla grande. Quando è uscito il 22 settembre ed è stato molto entusiasmante in quanto c'è stata, diciamo, i cosiddetti lettori silenziosi di Discord o di Telegram hanno iniziato a spawnare perché hanno visto effettivamente che l'economia è nata, che è veramente incredibile perché prima potevamo solo, diciamo, ricaricare le navette da Score, invece finalmente siamo riusciti a entrare in questo browser game con le nostre flotte, con le nostre navi,
cercando di capire cosa fare, perché comunque è abbastanza complesso all'inizio, però già dopo uno o due giorni in cui ci navighi un po' all'interno di Galia, riesci a capire le meccaniche, riesci a capire dove andare a scaricare le risorse, dove andare a minarle e come farlo. Quindi direi che l'entusiasmo alle stelle, soprattutto tra i pionieri di questo gioco, ma anche tra i giocatori nuovi, perché giornalmente vediamo, soprattutto su Star Atlas Italia, vediamo sempre dei giocatori nuovi che entrano a far parte della nostra, possiamo chiamarla così, famiglia, perché ormai ci sentiamo, sento più loro che la mia fidanzata, quindi diciamo molto interessante questo aspetto, vedere questa interazione tra persone che non si conoscono. Entrare in questo mondo al buio senza sapere niente e potersi appoggiare su persone che ormai sono qua da 2 anni, 3 anni, qualcuno più, qualcuno meno, ma siamo una bella famiglia anche in quel senso. Sage Labs è un bel giochino adesso, perché soprattutto si può avere dei ritorni economici, si possono avere dei ritorni economici, che non è un aspetto da sottovalutare, ovviamente in base alla flotta, perché si può entrare con una piccola airbike che è quella più economica, puoi iniziare già a vedere come funziona l'estrazione, come funziona lo spostamento, cosa servono le varie risorse, le cosiddette R4, che sono munizioni, carburante, toolkit e cibo. Come sempre, ragazzi, vi ricordo che questi non sono consigli finanziari e vi invito a fare sempre le vostre ricerche. Quindi è giunto il momento, andiamo a vedere Sage Labs e passo la palla a Torinder. Allora, l'interfaccia si presenta così. Adesso vi faccio vedere come creare il vostro profilo. Connetto il mio wallet, in questo caso scelgo Soulflare. Scelgo una fazione che può essere Mood, Oni oppure Ustur. In questo caso io scelgo Mood. Creo il nome del mio profilo. Creo il mio carattere. Adesso aspetto un attimino. Ok, questa è l'interfaccia, come si presenta Sage Labs all'inizio quando vi connettete. Adesso ho già trasferito le risorse all'interno di Sage Labs, ho già trasferito i Solana all'interno del mio wallet e ho già trasferito le navi all'interno sempre del mio wallet Soulflare. Ogni cosa per entrare o uscire da Sage Labs deve passare dalla CSS, in questo caso la Mood CSS, perché ho scelto la fazione Mood. Quindi andiamo sulla CSS Mood, andiamo su Starbase, andiamo nel nostro inventario e qui ci sono le risorse che al momento sono all'interno del mio wallet, infatti qui c'è scritto Stored in Wallet, le devo trasferire all'interno della Starbase. In questo caso sono 9000, scelgo 9000, munizioni, 9000, food e toolkit. Sono tutte risorse, le cosiddette 4R, che mi servono per minare e i toolkit per fare le scansioni di SDU. Quindi import from wallet. Adesso c'è una transazione. Ok, come vedete ho trasferito queste risorse all'interno della Starbase, quindi in questo caso sono pronto per minare. Mi mancano le navicelle. Le navicelle, siccome le ho già trasferite all'interno di Sage Labs, sono all'interno del mio wallet. Vedete qua, sono andato deposit or withdraw ships. Ho qua 8x4, quindi le trasferisco tutte quante all'interno della Starbase. Deposit to Starbase. Perfetto, sono all'interno della nostra Starbase, quindi abbiamo trasferito sia risorse che navette, siamo pronti per minare. In questo caso andiamo a formare la nostra prima flotta. Starbase Hangar, forma new fleet, seleziono le mie navette che sono presenti qui, in questo caso 8, le diamo anche un nome, Torinder. Eccoci qua. Adesso siamo pronti per ricaricarla con le risorse che abbiamo inizialmente importato dal wallet alla Starbase. Quindi ricarichiamo di fuel, sempre una transazione sulla blockchain, ricarichiamo le munizioni e adesso vi do un consiglio per andare a minare, perché vedete mi serve food per andare a minare qualsiasi risorsa all'interno delle Starbase, però dovrei caricare il numero giusto di food. Per avere questo numero devo fare un dock, cioè la mia flotta adesso è attraccata all'interno della Starbase. Facendo un dock, mentre la tolgo dalla Starbase, la lascio nello spazio libero, per così dire. Andiamo su un docked fleets, manage fleets, mining OPS. Questa azione mi fa vedere quanto food mi serve per poter minare idrogeno. In ogni Starbase di ogni CSS, dipende dalla fazione che avete scelto, ma idrogeno è sempre presente all'interno della CSS della vostra fazione, potete minarlo senza muovervi con la vostra flotta. Quindi vado a vedere esattamente quanto food mi serve e quanto tempo riuscirò a minare, diciamo, questa risorsa, quindi 137. Ritorniamo indietro, attracchiamo nuovamente la nostra flotta, perché prima abbiamo fatto un dock, quindi uscita, adesso facciamo dock, quindi rientra.
Andiamo sempre su Starbase, sempre Starbase Hangar, selezioniamo la nostra flotta e carichiamo quei 137 food che abbiamo letto. In questo caso ho una parte del cargo riempita di food, man mano che io sto minando verrà consumato questo food e io riuscirò a riempire il cargo con la risorsa che sto minando in questo caso. Possiamo fare di nuovo un dock, andiamo su un dock fleets. Manage Fleets, Mining OPS, siamo pronti per minare. In questo caso 16 minuti, però noi prendiamo il tempo di prima, perché adesso ho riempito un pochino il cargo. Il cargo qua è riempito, sono 137 su 3112. Quindi inizio il mining. In questa operazione voi avete iniziato a fare la vostra prima risorsa, idrogeno, senza aver fatto nessun tipo di movimento. È la risorsa più semplice da fare. Ok, ora che abbiamo visto come minare, questo processo funziona bene o male su tutte le Starbase. L'unica cosa è che bisogna spostarsi. In questo caso vi faccio vedere il secondo aspetto molto importante di Sage Labs, che è quello del movimento. Tanto qua fermiamo il nostro mining, come vedete sempre un'operazione. Dobbiamo di nuovo attaccare con la nostra flotta e scaricare le nostre risorse che abbiamo appena minato. Ogni volta che fate una movimentazione, soprattutto se siete alle prime armi, per andare verso le altre Starbase, vi consiglio di caricare sempre un po' di food, perché quando arrivate sulle altre Starbase è necessario avere del cibo per minare, quindi carichiamo magari 2500 food. E siccome stiamo facendo una movimentazione, vi faccio vedere anche come fare lo scan di SDU, quindi ci servono necessariamente i toolkit. Quindi carichiamo la restante parte del nostro cargo di toolkit, in questo caso 600. Un dock, andiamo sempre su un docket fleets. Abbiamo due possibilità di movimentare la flotta: da Manage Fleet, all'interno possiamo utilizzare sia il warp, una movimentazione molto veloce ma che consuma tantissimo fuel, oppure una movimentazione un po' più lenta che è sub warp, infatti anche un range molto più ampio. Ad esempio io riesco ad arrivare addirittura su un'altra Starbase utilizzando il sub warp, però ci impiego 12 minuti 49 secondi piuttosto che utilizzare il warp, che è molto breve come distanza percorsa, però molto molto veloce e consuma assolutamente molto più fuel. Quindi state molto attenti quando fate i vostri calcoli. Utilizzate le prime volte il subwarp andando su un'altra Starbase. Ecco, ora siamo arrivati al completamento del subwarp, che sono passati quei 12 minuti e 40 secondi. Siamo arrivati all'interno della nostra Starbase di destinazione. Andiamo su Go Asset Location. Usciamo dalla nostra movimentazione, quindi usciamo dal warp o dal subwarp, dipende da cosa avete flaggato. Vi faccio vedere che anche qui possiamo andare a minare sempre una risorsa. Andiamo su Mining OPS, in questo caso è Iron Ore. Vi ricordo che prima ho caricato sia il food che i toolkit all'interno del mio cargo, quindi al momento io non posso minare. Devo necessariamente attraccare e scaricare il mio cargo. Una cosa importante che non ho menzionato prima è: non schiacciate per sbaglio questo tasto, perché questo tasto vi distrugge la flotta. E questo tasto serve quando rimanete senza fuel. Se voi rimanete senza fuel in mezzo alla mappa e non potete spostarvi da nessuna parte, l'unica soluzione è self-destruct, dovete distruggere necessariamente la flotta. E verrà rispawnata, quindi non preoccupatevi, perché verrà rispawnata alla CSS di fazione. Ci sarà un cooldown di tot secondi, ma la vostra flotta sarà al sicuro, quindi non preoccupatevi. Ha un costo di 150 Atlas, quindi state attenti a non doverlo fare mai. Ok, siamo arrivati all'interno della nostra Starbase, facciamo il dock, ci siamo ricordati di portare il food per minare Starbase, andiamo nel nostro hangar, scarichiamo completamente il nostro cargo. Fate sempre il passaggio di prima per minare. Il passaggio di prima è quello di fare un dock per andare a vedere quanto food serve per minare, caricate il numero giusto di food che vi serve e iniziate il mining anche all'interno di questa Starbase. In questo caso io vado a caricare 200 per far solo una prova, a farvi vedere che anche il mining in questa Starbase è esattamente uguale come in tutte le altre. Facciamo un dock. Andiamo su un dock fleets, manage fleets, mining OPS e anche qui partiamo di nuovo a fare il nostro mining. Come vedete serve un pochino più di food e il tempo è aumentato perché ogni risorsa ha i suoi tempi di estrazione. Ovviamente all'inizio è molto complesso, ma veniteci pure a trovare sul nostro Discord di Star Atlas Italia, dove ci sono membri attivi online, alcuni anche H24. Sapranno aiutarvi senza nessun tipo di problema. Vi lascerò qua sotto tutto quello che vi sarà utile per andare avanti con Star Atlas e Sage Labs. E allora, per arrivare al concreto, diciamo in termini pratici, in numeri, si guadagna di più con Sage Labs oppure con il sistema Score, cioè quello dove si lasciano le navi a minare Atlas? Cos'è che conviene più, voi che l'avete testato per 2 mesi?
La domanda da un milione di dollari e la risposta è estremamente semplice. Sì, vale assolutamente la pena spostare tutte le navette all'interno di Sage Labs, ma è una cosa che potete testare voi stessi guardando semplicemente quanti Atlas produce una singola nave, spostarla col procedimento come vi ho fatto vedere, provare a fare idrogeno, che è la risorsa che costa in assoluto di meno. Quindi vedrete da soli i risultati, che sono decisamente strabilianti. Score, purtroppo e anche per fortuna, è destinato a soccombere in brevissimo tempo. Bene, eccoci di nuovo qua. Quick, volevi aggiungere qualcosa? Beh sì, che dire, Star Atlas è un gioco veramente molto complesso. L'eleganza del gioco sta nel fatto che le strategie sono veramente infinite, nel senso che ora con i nostri membri di Gilda, i nostri compagni d'avventura, stiamo provando diversi tipi di strategie. C'è chi si sta specializzando in una risorsa, chi si sta specializzando nella scansione dell'SDU. Ci sono moltissimi aspetti, anche soltanto il crafting. Ognuno di questi aspetti meriterebbe probabilmente una puntata dedicata, perché veramente sono riusciti a costruire un metaverso molto complesso. Non è complicato, c'è una piccola curva d'apprendimento, perché comunque le nozioni da imparare qualcuna c'è, però insieme è molto più semplice, è un po' meno freddo là fuori lo spazio, ci piace ironizzare così, perché solitamente ecco il giocatore che si avvicina a Star Atlas, magari avendo già altra esperienza con MMO o browser game, più o meno può addentrarsi, diciamo, nelle dinamiche, però le meccaniche vanno un po' capite e studiate, quindi ci sono un po' di nozioni da apprendere, insieme si fa meglio e noi vi aspettiamo, perché comunque è molto divertente spesso e volentieri rispondere agli allarmi notturni oppure a organizzare avventure insieme. Quindi ci stiamo organizzando bene e funziona. Tantissimi complimenti ragazzi per quello che fate, soprattutto perché vi siete subito buttati a pesce su questo nuovo modulo di Sage Labs e adesso siete in grado di dare una mano a tutti quelli che ci vogliono entrare e avete scoperto che fondamentalmente è molto più profittevole di quello che si faceva prima, quindi sicuramente è una cosa che fa piacere a chi ha investito in Star Atlas scoprire questo nuovo mondo. Naturalmente ragazzi trovate tutto qua sotto in descrizione, i link dei canali degli amici di Star Atlas Italia che vi daranno sicuramente una mano, andate a trovarli, è la gilda migliore che potete incontrare. Per chiudere chiedo a te QuickBit le novità di Star Atlas Italia. Mi hai detto prima di collegarci che avete partecipato a tornei, avete fatto tante cose, riassumici sì, quello che avete fatto, tutte le attività che state facendo per aiutare i membri della community in questa galassia meravigliosa di Star Atlas. Ma guarda, volentieri, nel senso che comunque come Thorinder diceva, questo è stato anche un lavoro corale, nonostante ci siano comunque degli elementi nella guild sicuramente di grande rispetto e che si sono guadagnati anche la stima, la fiducia della community, ci stiamo muovendo veramente a tutto raggio, come era anche nelle nostre intenzioni iniziali quando ci siamo conosciuti. Noi non abbiamo mai smesso di sviluppare applicazioni e di studiare blockchain, Solana nello specifico, per imparare ad esplorare i meandri della blockchain, proprio perché Star Atlas, essendo un gioco nativo, per noi era fondamentale riuscire a interagire attivamente con delle applicazioni esterne. Quindi tutto questo lavoro poi anche di scrittura aveva senso soltanto se c'erano dei membri che studiavano molto bene il gioco. Quindi devo dire che c'è stata gente che ha dedicato tantissimo tempo anche a preparare guide e anche a interloquire tra di noi in lunghissime ore live sul nostro server Discord. Spesso si trova non solo aiuto, ma si accendono dei dibattiti, si parla della virgola, ma in realtà poi adesso non è più solo un parlare di gaming, si parla di play to earn. C'è un concreto bisogno di razionalizzare questi dati, le applicazioni sono fondamentali, funzionano bene ed è importante anche riuscire a relazionarsi. La barriera della lingua spesso è difficile per la community italiana, per cui da noi mi piace pensare che si trova comunque anche un posto dove riuscire a confrontarsi e anche a trovare un pochino più di chiarezza, perché c'è a chi piacerebbe avventurarsi, si trova a suo agio nel mondo del gaming, ma il classico digital divide tra tecnologia web 3.0 e gaming, ma non sono sempre semplici da superare, e noi siamo qui un po' anche per quello, per incontrarci, per aggregare competenze, per lavorare. Stiamo facendo tante cose, abbiamo organizzato già i sistemi di distribuzione dei reward, tra l'altro, quindi insomma i primi drop sono in arrivo e stiamo esercitandoci a distribuire sia riconoscimenti che a valorizzare le competenze, perché ormai di questo si tratta. Insomma, se io chiedo un consiglio per muovere una nave, magari sono quei 1.000-1.500 dollari, perché ci sono anche magari giocatori che hanno delle piccole navi, per cui certamente hanno bisogno di farle rendere al meglio. È chiaro che bisogna anche rifidarmi, insomma, di un consiglio che non è più un consiglio finanziario, però è una tecnica di gioco, quindi ho bisogno anche di sapere che sia comprovata, che sia attendibile. E noi crediamo quindi che sì, questo sia un gioco che sia molto più bello se vissuto nella community, poi perché è un MMO, quindi la sua vocazione è quella.
Esatto, aggiungo anche una piccola cosa perché all'interno magari qualcuno si potrebbe spaventare della mole di dati che è Star Atlas, perché effettivamente si può spaziare su talmente Mondo. tantissimi discorsi, ma quando uno entra, perché mi è capitato soprattutto adesso in questi mesi, persone che entravano nuove, che dicevano guarda non so cosa fare, avevo queste navette su Score, cosa possiamo fare? E la community è veramente forte e questo è il bello, mi piace per questo Star Atlas, perché non sei mai solo, c'è sempre qualcuno che ti aiuta, soprattutto più all'interno della Gilda, perché noi abbiamo anche un canale dedicato ai cittadini, un canale dedicato agli ufficiali e quant'altro, però non si è mai soli, e questo è il bello, in qualsiasi ora del giorno, perché qualcuno lavora ovviamente, qualcuno ha le famiglie, qualcuno fa turni, quindi a qualsiasi ora del giorno tu trovi qualcuno che ti aiuta, anche quando succedono magari c'è uno Star come error che si va tutti in panico e quindi Sì, e della notte anche, ormai anche della notte. Volevo aggiungere un'ultima cosa, proprio perché è proprio questo il punto, riuscire a socializzare così anche ad ampio spettro, perché in questi mesi comunque di bear market, ok, però anche di digiuno, perché comunque Star Atlas sta pubblicando adesso il gioco giocato, adesso siamo rimasti in attesa, la community comunque voleva menare le mani, è stato molto bello vedere come ci si è auto-organizzati anche insieme a quelle internazionali, per cui noi abbiamo per esempio partecipato a dei tornei. Sono spuntati i Galia Cup, che quindi sono tornei a tema, però giocati su altre piattaforme. Abbiamo giocato ad EVU, che è sempre un gioco che si appoggia a Solana per le transazioni su NFT. Abbiamo giocato a Star Wars Squadron. Abbiamo fatto diversi eventi che hanno avuto la possibilità, insomma, di confrontarci anche con membri di altre gilde. Quindi già cominciare a prepararci a quello che sarà poi la diplomazia del metaverso di Star Atlas, perché effettivamente tutte le community di Star Atlas, non solo la nostra, sono veramente molto attive, prolifiche, costruiscono anche altre piattaforme e applicazioni. Quindi è un movimento veramente, un fermento Star Atlas. Mi raccomando ragazzi, andate a trovare gli amici di Star Atlas Italia, vi lascerò tutti i link in descrizione e vi ringrazio per la vostra presenza l'ennesima volta, grazie mille QuickBit che vieni sempre a trovarci, grazie a Torinder per il suo tutorial su Sage Labs, grandissimo, spero di rivederci presto per altre novità molto importanti e interessanti come questa volta. Come sempre ragazzi, se vi è piaciuto questo video, disintegrate il bottone like qua sotto e noi ci vediamo alla prossima sempre qua su Hard Rock Crypto, ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.